Guido Putignano, Silvestro Micera, Rosa Manzo, Marco D'Agnello, Francesca Cavallo, Paolo Troilo, Anna Ferruzzo, Alessandro Catozzella, la startup Wast 3D Shells di Michele Desiati, Matteo Peluso e Angelo Iaia. Questi magnifici 9 insigniti del premio Taranto Due Mari di Talenti nel corso della seconda edizione della manifestazione ideata e organizzata dalla Fondazione Taranto 25, il network di oltre 50 imprenditori e professionisti che da 4 anni profondono un impegno fattivo e concreto per lo sviluppo della nostra comunità. Il presidente Fabio Tagarelli. Questa sera celebriamo 9 eccellenze della città. È un lavoro che abbiamo iniziato a fare da marzo di quest'anno, quando un gruppo di soci ha individuato una serie di talenti, di illustri tarantini, che con le loro attività, con la loro professionalità hanno e rendono quotidianamente onore all'appartenenza alla nostra città. Una vera e propria festa, quella svoltasi al Teatro Orfeo di Taranto con la conduzione di Mauro Pulpito. Un avvolgente abbraccio per celebrare le eccellenze tarantine. Presenti le massime autorità del territorio, ai nostri microfoni, Sua Eccellenza il Prefetto di Taranto, Paola Dessì, e il Vice Sindaco Fabrizio Manzulli. Il filo conduttore deve essere fai e fai sapere per valorizzare le eccellenze tarantine e anche per tutti gli altri giovani di Taranto. È uno sprone a fare sempre meglio, ad impegnarsi per farsi valere e far valere questa bella città. Sono davvero felice che queste 9 eccellenze tarantine siano qui, perché credo che possano essere un segnale importante per il nostro territorio, per i nostri giovani che vedo insomma in tanti in questo teatro, e soprattutto perché è giusto onorarli, perché portano davvero in alto il nome di Taranto e finalmente possono far parlare di Taranto non soltanto per le negatività, e chiederò anche a loro di darci un contributo strategico, quantomeno di indirizzo, e magari chissà, un domani potranno aiutarci a creare una nuova classe dirigente in una città come Taranto che ne ha davvero tanto bisogno. Tra i premiati dunque anche il pittore di fama internazionale Paolo Troilo, la cui cifra artistica è il finger painting. Bello essere premiato dalla propria città. E dicevo prima che è strano perché vorrei tanto premiare io la mia città, quindi ci sto lavorando, però per adesso me ne prendo uno io dalla città.